Innovators Talks, dove si vive l'innovazione. Cosa unisce un cinghiale, la città di Milano, una barberia e il Made in Italy sartoriale? Ok, vi do qualche prima indicazione. Sono gli ingredienti a sorpresa della storia di innovazione di oggi, che è nata grazie all'intuizione di uno start-upper e alla sua idea di reimmaginare la tradizione. È il motivo per cui ce ne occupiamo qui, al MIP, la Business School del Politecnico di Milano. Io sono Davide Chiaroni e con me c'è un altro Davide, Davide Dessì, fondatore e amministratore delegato di Belloveso. Benvenuto a Innovators Talks, dove si vive l'innovazione. Grazie mille, grazie per l'invito. Davide, senti, innanzitutto dacci la risposta alla domanda che ho fatto all'inizio. Cosa lega gli ingredienti che ho appena nominato con Belloveso e cosa fa di speciale la tua barberia? Allora, innanzitutto partiamo da Belloveso, questo nome che non è come molti pensano Belviso, ma in realtà era un principe che nel 600 avanti Cristo arrivò sulle terre che oggi sono quelle Milano, ma al tempo era Campania, e qui si fermò qui perché il simbolo della sua casata era un cinghiale, appunto. E quando arrivò in queste terre vide un cinghiale stranissimo che non aveva mai visto prima, peloso nella parte anteriore, completamente glabro nella parte posteriore, e prese questa visione come un segno divino. Per lui era Dio che gli stava dicendo: fermati lì e costruisci il tuo regno. E così fece, creò quella che poi divenne Mediolanum, la nostra attuale città di Milano. Quindi insomma, Belloveso è un po' un omaggio a questa città che tanto mi ha dato sicuramente Natali. Poi sono nato il 7 dicembre a Sant'Ambrogio, proprio a Milano, quindi ho un forte legame con questa città. Belloveso si trova davanti a un altro simbolo della nostra città, che è la Torre Velasca, e siamo proprio in Piazza Velasca. Quindi insomma, ho pensato di dedicare il nome della mia attività proprio alla città di Milano. Una barberia che non è solo barberia, perché in realtà è una sorta di concept store con uno spazio eventi, con una sartoria all'interno, con la barberia e con una selezione di quello che è il Made in Italy, l'artigianato Made in Italy di lusso. Si va quindi dai pennelli per farsi la barba fatti a mano, le cravatte fatte a mano, le scarpe, le bretelle, i profumi di nicchia, tutta una selezione che sono riuscito a mettere insieme nel corso del tempo. Questo è un po' Belloveso. Senti, questa scelta così particolare di puntare sul Made in Italy, sulla sartoria, sui prodotti di qualità, cosa c'è dietro e soprattutto quali sono state le difficoltà, mi immagino, che hai dovuto superare per costruire il tuo network, no? Portare un sarto in un concept store non deve essere stata cosa semplice. No, non è stato semplice. Belloveso nasce un po' da quelle che sono le mie passioni, anche se arrivo da, poi ne parleremo magari, realtà ben diverse da quelle, appunto, da quello che faccio oggi. Ho lavorato sempre in settori completamente diversi. Mettere insieme sarti, artigiani, non è stato semplice, anche perché spesso e volentieri sono persone che hanno comunque un nome importante, per quanto siano in una nicchia, però rappresentano magari una parte importante di questa nicchia, e partendo da zero io, non è sempre stato facile coinvolgerli. In realtà io ho aperto Belloveso nel 2020, ma ci sto lavorando dal 2018, dalla fine del 2018, quindi è stato un percorso lungo che mi ha portato a girare l'Italia, a provare direttamente abiti, provare scarpe, provare tantissime cose per capire anche con chi poi realmente volessi lavorare, e creando poi qualche cosa di particolare, nel senso che cercavo sicuramente il prodotto, ma cercavo anche una persona di un certo tipo. Quindi ottimi prodotti in Italia, ci sono tantissimi artigiani che fanno ottimi prodotti, io ho anche cercato però ottime persone. Non è sempre stato semplice unire tutte queste cose qua, ha portato via veramente un sacco di tempo e anche un sacco di soldi, devo ammettere, però è stato bello, lo rifarei. Davide, senti, e cosa c'è? Cioè, hai raccontato come sei arrivato fino a qui, nel futuro di Belloveso invece. Come si fa soprattutto a scalare un business come il tuo? Bella domanda. Allora, nel futuro di Belloveso c'è necessariamente
c'è la voglia e c'è anche, grazie al cielo, l'opportunità di crescere. Dobbiamo crescere con l'apertura di punti vendita. Abbiamo valutato diverse possibilità, dal franchising, apertura in gestione diretta dei negozi, che è quello che poi andremo a fare, perché col franchising non riusciamo a garantire che il livello qualitativo e l'esperienza che abbiamo pensato all'interno di Belloveso possa essere replicata in maniera fedele. Di conseguenza preferiamo andare in gestione diretta anche nei prossimi negozi, magari facendo entrare all'interno poi della compagine sociale qualche realtà più grossa di me, che possa, come dire, aiutarci a sostenere l'impegno economico che naturalmente è necessario per riuscire a replicare negozi di questo tipo. Però questo è l'obiettivo: continuare ad aprire altri negozi, pochi in città strategiche, possibilmente fuori anche dall'Italia e credo anche fuori dall'Europa. È ottimo, quindi anche sull'internazionalizzazione c'è una strategia a venire. Sì. Senti, l'ultima domanda è sul tuo profilo personale. Un imprenditore, cioè l'hai raccontato, con tante passioni e anche, se non sbaglio, con la voglia di dare una mano ad altri start-upper. Quale percorso ti ha portato sino a Belloveso e da imprenditore che sfide hai dovuto affrontare prima di quest'ultima che ci hai raccontato? Allora, io, come dicevo prima, non arrivo da questo settore, quindi non sono né un barbiere né un sarto. In realtà ho sempre fatto l'imprenditore, una formazione più legata alla comunicazione, al marketing. Dopo gli studi sono subito entrato nel ristorante di mio papà facendo lavapiatti. Dal lavapiatti sono praticamente pian piano cresciuto all'interno della cucina. Mio papà era proprio vecchia scuola, quindi assolutamente non solo non mi ha dato una mano o facilitato le cose, tutta la gavetta, insomma. Sì, assolutamente sì. Ed è stato però, credo, anche la mia fortuna, anche perché mi ha insegnato veramente l'umiltà. So cosa significa fare il lavapiatti, fare il cameriere, fare il barista. Sono stato dietro il bar per un sacco di tempo e questo è stato fondamentale per me. Quando mio padre ha visto che ero pronto, quando ha visto che la mia formazione, come dire, era sufficiente all'interno delle varie attività che ci possono essere dentro un ristorante, mi ha lasciato il ristorante. E quella è stata poi la mia fortuna, perché sono riuscito a farlo crescere, questo ristorante qua, fino poi a venderlo in maniera interessante. Da lì ho aperto poi altre attività legate anche all'integrazione alimentare. Dall'integrazione alimentare poi con un gruppo di ragazzi abbiamo creato una delle prime piattaforme di crowdfunding in Italia, che è stata all'interno di Polyab. Quando Polyab era proprio all'inizio, addirittura il mio primo contatto fu il prof Rangone, quindi, che poi uscì praticamente subito in realtà, e quindi eravamo proprio una delle primissime startup dentro Polyab. Non andò bene, ma come si dice, quando le cose non vanno bene o vinco o imparo, quindi ho imparato tanto da quell'esperienza lì. E poi sono rimasto all'interno, ho conosciuto i ragazzi di Innovitz, dentro il MIP, che ho frequentato per tanto tempo, Daniele Pes e tutti gli altri che girano all'interno di quel mondo lì. E da lì poi ho aperto Forever Bamboo, che oggi è diventata un SPA insieme ad altri imprenditori. Ci occupiamo, ed è ancora attivo assolutamente, di bambù gigante, di coltivazione in Italia di bambù gigante. Anche lì è stato interessante, perché il crowdfunding ci ha aiutato tantissimo. Abbiamo fatto, tutto si è basato sulla cessione di quote delle società che andavamo a creare. Si creavano delle SRL agricole, proprietari di terreno, eccetera, e poi si andava a cedere equity in cambio, appunto, di quote per far entrare delle persone in queste società qua. E oggi siamo arrivati a Forever Bamboo 27, che poi si è tutto fuso in un SPA. Insomma, ne ho fatte un po', e poi l'ultimissima ero a Lugano con un progetto fintech all'interno, che è stato preso all'interno di una banca svizzera, e da lì, quando c'è stata l'exit in questo progetto qua, ho detto: adesso voglio fare qualcosa che sia un po' l'insieme delle mie passioni, perché tutti gli altri progetti in realtà erano molto pensati. Questo qui è stato un po' meno pensato, a tavolino, e un po' più di pancia. È stato
un approccio completamente diverso, ma avevo voglia proprio di fare qualcosa che mi piacesse e mi facesse divertire. Quindi alla fine del 2018 ho lasciato la realtà di Lugano, sono tornato in Italia, ho iniziato a girare appunto per un anno l'Italia alla ricerca di artigiani, come dicevo prima, e quando sono riuscito a mettere insieme tutti i vari pezzi, nel 2020 ho aperto Belloveso con il Covid, che è partito un mese dopo l'apertura del nostro, della nostra attività, quindi è stata abbastanza, a livello di timing, non il massimo, però diciamo che il caso peggiore da inserire all'interno di un business plan l'ho vissuto ormai sulla mia pelle. Credo che peggio del primo anno di Belloveso non si possa vivere null'altro, perché col Covid un'attività in partenza, insomma, già è difficile lanciare un'attività, lanciarla col Covid è veramente stata una roba da sarti mortali non indifferenti, però ce l'abbiamo fatta e oggi siamo qua. Ci siamo fatti raccontare una storia davvero originale di innovazione, basata sulla tradizione. E abbiamo visto insieme quali opportunità offre la creatività, se è correttamente incanalata in un modello di business che funziona. Grazie a Davide Dessì, fondatore e amministratore delegato di Belloveso. Grazie a voi. Continua a seguirci e vivere l'innovazione insieme a noi. Visita il nostro sito www.som.polimi.it/innovatorstalks oppure ascoltaci sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Davide Chiaroni, dal MIP, la Business School del Politecnico di Milano. Innovators Talk, dove si vive l'innovazione.